Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare un altro unboxing, no, recensione più o meno, però quest'oggi siamo qui per vedere un altro usato. Un altro usato che abbiamo acquistato alla GameStop, per età avevo promesso che comunque non facevamo solo GameStop, ma per età avevo acquistato anche un altro prodotto, come avevo spiegato dalla precedente sessione, praticamente dove avevo mostrato la uDraw. E praticamente quest'oggi appunto abbiamo preso questo telecomando con un usato sicuro, 100% garantito, ok, e lo andremo a testare e vedere se in fatto estetico è buono e tutto. I telecomandi nuovi della Wii originali costano sui 20-30 euro, più 30 euro, più che 20, 25-30 euro più o meno, mentre gli usati costano solo 9 euro, cioè 10 euro circa. Ora, essendo che in commercio, adesso voi mi potreste dire, ma in commercio esistono dei telecomandi più economici, non sono quelli originali, che costano 9 euro con 10 euro. Sì, è vero. Però l'unico problema è che io o sarò stato sfigato tutto, ma quando li ho acquistati sono durati 2 settimane. E diciamo che non è stato proprio bello, anche perché con i soldi che appunto ho speso per quel joystick, che poi mi sono stati anche restituiti, ho preso praticamente questo qua. Perché? Allora, io per la verità ho una Wii, mi è stata regalata una Wii, per la verità era da buttare perché non trovavano più il joystick, infatti. Piuttosto che comprare un joystick nuovo, volevamo buttare una Wii completamente nuova, perché non è quella di vecchio genere, ma è questa, la Wii Mini. È praticamente l'ultima versione della Wii, se non erro, che praticamente è nuova, cioè come vedete ha i cavi e tutto, alimentatore, ha il sistema qui sopra degli infrarossi, cioè ha praticamente tutto, gli mancava solo il telecomando, o addirittura il suo joystick originale, cioè questo qui, il joypad originale. Volevamo buttarla solo perché mancava questo telecomando. Ora, io non l'ho aperta ancora, quindi non vi so dire se funziona il telecomando o tutto. Adesso ho anche delle batterie già pronte per mostrarvi se funziona o no. Allora, iniziamo. Ve la piazzo qui, scusate per il mega casino che sto creando con la nostra telecamera. Allora, telecomando della Wii. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto estetico. Si può notare che, vabbè, c'è un po' di sporcizia, ma non è nulla di che. Infatti c'è pochissima sporcizia. È stato tenuto veramente in maniera maniacale, non ci sono segni di rotture o altro. Il telecomando, come vedete, è il tipico telecomando della Wii, non è tarocco, perché di solito i tarocchi non c'è la scritta Wii, invece in questo sì. Tasto A. Poi ci sono ovviamente anche i joystick. Aspettate, si è accesa la. Cioè, si accende la luce. C'è qualcosa di strano, ragazzi. C'è qualcosa di strano. Volete vedere che ci sono anche le batterie inserite? In questo caso ci hanno fornito pure le batterie. Però mi sa che sono un po' vecchie perché ho visto che sono scariche. Quindi togliamole. Allora. Ma di per sé mi sembra strano che hanno lasciato dentro le batterie, anche perché se restava per un lungo periodo invenduto, cioè usciva l'acido e il telecomando era da buttare. Ma mistero. Comunque, il telecomando si presenta in ottime condizioni e devo dire che è veramente perfetto. C'è il tasto sync, il connettore che di solito è quello, il primo a partire, perché magari si spezza il connettore o roba del genere, è anche lui integro. Cioè, è tenuto veramente molto bene. Però, vabbè, come recensione la concludevo qui, anche perché per realtà nel prossimo video volevo mostrare più che altro il funzionamento di questi controller e mostrare cosa vede la Wii quando noi andiamo ad agitare un controller o quando andiamo a puntare proprio il sensore ad infrarosso sul nostro televisore e andremo a vedere appunto come funziona. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Da questa puntata è tutto, del telecomando Wii è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!